Buon pomeriggio ragazzi. Allora, qualche attimino, come al solito, settiamo tutto, vediamo di capire se si sente tutto, se si vede tutto. C'è una persona al momento. Aspettiamo che salga qualcun altro, così mi date feedback su tutto. Vediamo, vediamo. Se arriva gente, io nel frattempo faccio le mie solite manovre di condivisione. Mi raccomando, ragazzi, condividete la live. Mi raccomando. Allora, aspettiamo qualche minutino. Ciao Mario, nel frattempo condivido. Vediamo, ci sale gente. Ciao Giuseppe. Allora, aspettiamo, aspettiamo un po', aspettiamo, dai. Aspettiamo a far salire Marco, altrimenti con poche persone non ha senso. È vero che molti se la rivedono dopo, però. Condividiamo un po' ovunque. Mi raccomando, anche voi condividete questa live. Oggi un argomento, si vede, si sente bene? Ok, perfetto. Oggi un argomento molto interessante. Parleremo dell'ultima uscita in casa Steel Drum, ovvero il pedale flat o flat pedal, che dir si voglia, che scopriremo avere tante regolazioni per tante applicazioni. Siamo 8, dai, dai a salire un po', ragazzi, dai, 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 dai. È vero che poi, ripeto, ve la guardate dopo la live, lo so benissimo. Vediamo, vediamo. Io qui ovviamente non vedo quelli che seguono da Facebook. Andiamo a dare un'occhiatina. Andiamo a dare un'occhiatina. Vediamo se apro qui. Ok, splitta qua. Va bene, va bene. Io direi che possiamo partire. Faccio salire Marco e ci facciamo spiegare come funziona questa novità in casa Steel Drum, anche perché il pedale è un argomento sempre molto gettonato, quindi secondo me una live interessante. Ciao Fabio. Ecco Marco. Ciao Marco. Ciao ragazzi, Buonasera, ciao buonasera. Alessandro, buonasera. Allora, mettiamo così, poi quando avrò bisogno allargherò l'inquadratura. Bene, Eccoci allora, qua. Marco, Com'è? Tutto novità bene? in casa Steel Drum, tutto bene, ci difendiamo, dai. Dai, Siamo ottimo. tutti molto in ansia per questo pedale, vogliamo vedere com'è fatto, come funziona, cosa ha di diverso rispetto agli altri pedali. Quando sarà disponibile, come, insomma, vogliamo sapere tanta roba. Inizia a darci delle, non so, delle piccole info. Sì, allora devo dire che l'attesa per questa cosa, e mi fa molto piacere, è molto alta. Questo che vedrete oggi è il frutto di un lavoro che dura da mesi.
non solo mio, ma anche di altri due ragazzi che hanno sviluppato e progettato assieme a me questo tipo di pedale. Allora, innanzitutto vediamo come si presenta questo pedale, no? Allora, ha la sua borsetta, ovviamente marchiata, la sua maniglia. Oggi vi farò vedere principalmente il singolo, poi vi dico già subito che ci sarà anche il doppio e poi ci sarà anche una sorpresa che noi sappiamo, ma la teniamo per ultimo. Quindi dicevo, ecco, si presenta in questo modo, quindi scopriamolo assieme com'è questo pedale, no? Perché avete, sì, dalle foto avete già visto, però. Però Allora, dal vivo è sempre meglio. eccolo qua. Togliamo la borsa. Ovviamente c'è la sua chiave, il battente classico con due lati, il lato di plastica dura e il lato di feltro, poi ci sono tantissimi pedali scusate, battenti in commercio, uno se lo cambia, si mette quello che meglio preferisce. Allora, innanzitutto vediamo la piastra di questo pedale che è in alluminio. È in alluminio completamente liscia. Uno spessore molto ridotto rispetto alle classiche piastre, è 6 mm, è un alluminio molto resistente e come lo vedete montato adesso, in pratica ha l'angolazione di un Ti metto pedale in primo normale. piano, vediamo se riesco a metterti in primo piano. Ok, sei tu in primo piano. Come lo vedete adesso è un pedale con un'angolazione normale. Chiaramente già così, modificando la piastra, sia con il materiale, con lo spessore e il fatto che è completamente liscia, si ha un miglioramento su certi aspetti rispetto a, diciamo, un pedale classico, perché comunque è stata modificata tutta la superficie. Il principio qual è? È quello che io con due mosse semplici, cioè una brugola che comanda una spina, riesco ad inserire nella parte finale questi rialzini. In dotazione ce n'è quattro. Ci sono quattro step. Quindi io posso cominciare a inserire il mio primo tacco e così diventano due. Cambia l'altezza e cambia la regolazione. Poi vedremo di conseguenza come cambia anche lo sviluppo delle forze. Abbiamo uno schema che poi lo facciamo vedere. Sì. Dopodiché io posso aumentare questo spessore, quindi farlo diventare a 3 e qua cambio ulteriormente l'angolazione e tutto lo sviluppo delle forze. E per ultimo, e non meno importante di tutti, è il quarto step, cioè quello che porta il pedale in posizione flat, cioè praticamente a 90 gradi. Allora, Perfetto. cos'è che comporta questa cosa? Adesso vi faccio vedere, cioè vi faccio vedere in pratica la differenza visiva di cosa succede quando io appoggio il piede su un pedale così e ho il piede appoggiato su un pedale classico, quello che siamo tutti abituati a suonare da anni. Allora, questo è un pedale classico. Ovviamente ci sono diverse tecniche, cioè c'è chi lo usa col tallone appoggiato, quindi muove solo la punta, però la maggior parte di noi fa questo tipo di lavoro, giusto? Quindi si crea questo spazio, cioè questa altezza fra il tallone, quindi la base della scarpa e la fine del pedale. Cosa succede? Io per avere questa posizione ho praticamente il muscolo del polpaccio in tensione, perché non è una cosa naturale. Cioè, voi pensate, quando uno si siede su una sedia, siamo in una sala d'aspetto, ci sediamo su una sedia, i piedi li appoggiamo perfettamente piani sul pavimento, non li appoggiamo né così, perché non è un movimento naturale.
La stessa cosa immaginiamola applicata al pedale, cioè quando noi suoniamo così abbiamo il muscolo del polpaccio, quindi questa parte dalla caviglia che va in su, praticamente in tensione. Dopodiché noi scarichiamo la forza e suoniamo in questo modo. E è inevitabile che il nostro piede vada a finire a terra, perché si deve riposare, noi dobbiamo scaricare le forze, cioè se io do il colpo, poi lascio andare giù il piede. Quelli che suonano così, no, però chi suona così lo deve scaricare il peso a terra, perché non puoi sempre Certo. suonare, a meno che tu non hai un'altezza dello sgabello quasi da in piedi, che non hai bisogno, cioè tu devi per forza scaricare il peso a terra. Fino a qua penso che sia abbastanza, come si chiama? Chiara la cosa, no? Sì, è abbastanza naturale che facciamo tutti così. Ma è un movimento naturale, cioè una cosa che abbiamo sempre Sì. fatto, cioè con questo non è che non va bene, cioè sono anni, Per carità. cioè che si suona così, però si cerca sempre di fare un qualcosa. Di andare avanti, cioè l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, è perché siamo andati avanti. Esatto, si cerca sempre di fare un qualcosa di migliorare o comunque di cercare un qualcosa di diverso. Allora, adesso io praticamente ho montato, non ho messo l'ultimo tacco, ho messo praticamente tre tacchi, che è già Ah, una tre, posizione, ok. sì, è già una buona posizione. Ora andiamo a vedere, quindi cercate di memorizzare questa immagine, cioè il piede, la posizione del piede che ha quando noi ci sediamo su un pedale normale e la posizione che ha quando noi suoniamo. Magari faccio un piccolo gruvettino giusto che così uno memorizza il movimento, ok? Sì, vai, 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 vai. Ok. Cioè, questo è il classico movimento, ho suonato col tallone giù, ho suonato col tallone su, il doppio colpo che tutti facciamo con il classico pedale. Quindi cerchiamo di memorizzare queste immagini. Ora cambiamo il pedale. Ok. Cercherò di farlo senza fare casino. Vabbè, pazienza se si fa un po' di casino. Qui non abbiamo il cameraman, siamo... Homemade, anzi, handmade. Allora, praticamente cosa succede? Io ho cambiato il pedale, vedete che posizione ha già il mio piede? Cioè io, questa qui è la posizione di relax. Mentre prima ce l'avevo così, nella posizione di relax, adesso ce l'ho già quasi praticamente diritto e non sono con l'ultimo tacco. Cosa succede? Succede che in questo modo io, se devo suonare, se suono col tallone appoggiato faccio pochissima fatica, cioè mi basta solo spingere la punta. Quindi la corsa è ridotta, è molto più breve rispetto al pedale di prima. Se invece io uso la tecnica di tenere alzato, è chiaro che io alzo un po' per dare il colpo, però se voi notate lo spazio che si crea fra la Tra il fine tallone. del tallone e diciamo la fine del mio, cioè è il pedale che prima era qua sotto, adesso qui, è praticamente ridotto al minimo. Questo cosa comporta? Comporta che io faccio molta meno fatica, cioè a parità di figure, di velocità, di tutto, faccio molto meno fatica. E in più sviluppo le forze che si creano, dopo magari facciamo vedere la foto, le forze che si creano quando Sì. io, Mi dici tu quando, Marco? quando vuoi, se vuoi anche adesso, facciamo vedere lo Ok, schemino adesso delle facciamo vedere forze. già lo schemino che ci rende un attimino l'idea del sistema di bilanciamento delle forze. Eccolo qui, allora, vediamo di... No, un attimo. Se ci mettiamo così, ok. Ecco, in pratica, allora, la foto di destra è il classico pedale. Quando io, se io analizzo
le forze che ho quando colpisco, una parte di queste forze va a finire in avanti. Ma è una cosa naturale, perché comunque il piede è inclinato, la piastra è inclinata, quindi io vado a disperdere una parte di forze in avanti. Ovviamente la maggior parte va verso il basso, però una buona percentuale se ne va in avanti. Se io riesco a portare il pedale piatto o quasi piatto, come l'immagine di sinistra, questa dispersione di forze si riduce, perché praticamente io vado a scaricare tutto verso il basso. Eh Quindi sì, riesco ad i avere. movimenti che devi fare sono, cioè non è una combinazione di movimenti, ma è un movimento solo. Esatto, cioè riesco ad avere più potenza, cioè il rapporto potenza e fatica o forza che gli do è completamente diverso, ma questa è per una cosa fisica, non Eh sì, certo. E in più abbiamo anche il discorso della postura. Se hai l'altra immagine, così lo facciamo vedere. Sì. Allora. Questa la devo togliere. Metto quella del pedale, quella Sì, solo del pedale. no, quella dove si vede la postura della gamba. Non No, non ce l'ho questa, Marco. ce l'hai. Vabbè, No. comunque, in pratica, se voi pensate alla postura, cioè. Se l'hai pubblicata da qualche parte, la recupero subito. Sì, c'è da qualche Su parte c'è, Facebook. però. Adesso non mi ricordo, vabbè, ma comunque ve la spiego in pratica. Immaginate la parte superiore della gamba, la coscia, lo stinco e il piede. Il piede col pedale classico fa questo lavoro, col pedale normale fa questo. Scusate, col pedale classico fa così, col flat pedal fa questo tipo di inclinazione. Quindi in pratica io ho una postura perfettamente linea. Non ho l'ultima parte del piede che deve essere inclinato. Non so se mi sono spiegato. Magari Allora, è un sto po' difficile. cercando, sì, senza far vedere una foto, non si Beh, riesce a far capire. magari faccio vedere un po' di movimento di Sì, allora ti in metto questo in primo sistema. piano. Ecco, suono un po' di figure a diverse tecniche. Se voi fissate questo punto, vedete la distanza molto ridotta che c'è rispetto al pedale di prima. Allora. Quindi Marco, anche come, cioè, oltre alla, come dire, alla minore quantità di fatica che uno deve ovviamente metterci, anche a livello di precisione abbiamo, ovviamente stancandoci meno, riusciamo a essere anche più precisi sulle dinamiche. Perché comunque io Esatto. penso a quando sai, sei seduto, senti un po' di musichetta e batti il piede. Esatto. È un movimento molto più rilassato quello, perché avendo il tallone giù, Infatti il che è comunque concetto è un movimento. quello di cercare di suonare le figure, ma avendo sempre questa sensazione di tallone a riposo, cosa che con un pedale normale e noi stiamo con la punta su perché siamo abituati a suonare così, non c'è perché la distanza dove si scaricano le forze è maggiore. Quindi riducendo questa distanza, io quando ho bisogno dell'appoggio non devo fare uno spazio ampio, cioè il mio piede trova subito il punto dove si scarica e si riescono a fare, chiaramente ci vuole un attimino di pazienza nel senso. Tutti i pedali hanno la propria regolazione. Quando noi cambiamo dal nostro pedale a un altro pedale, ci vuole sempre un attimino di settaggio, diciamo. No? Con un pedale del genere ce ne vuole un pochino di più. Soprattutto uno non può partire col quarto tacco, perché lo sbalzo è
è molto. Quindi deve partire per gradi, quindi pedale normale, poi aggiunge un tacco, poi aggiunge un altro tacco fino ad arrivare ad aggiungere l'ultimo e portarlo completamente in posizione flat. Non è detto che tutti abbiano bisogno o si sentano a suo agio nella posizione flat, magari te ne basta due, magari te ne basta tre, però questa possibilità di poter giocare con lo spazio a lungo andare ti aiuta, perché comunque tu la sensazione che uno prova è quella di fare meno fatica, cioè io riesco a fare le stesse cose che faccio con un pedale normale, perché non è che questo è un pedale magico Vabbè, sì, ovvio. che gira l'interruttore e lui ti fa le triplette a 150 di metronomo. Cioè, siamo sempre noi che Sarebbe dobbiamo. bello. Sarebbe bello. Siamo Bisogna sempre noi farlo che. uno, Marco. Però non Bisogna c'è. Non c'è. farne. Però non c'è più divertimento. No, dopo c'è il divertimento. Allora, siamo sempre noi che dobbiamo con le varie tecniche muovere il pedale. Però la sensazione fisica della spinta e della fatica, vi assicuro che è ridotta. E si possono fare tutte. Vi faccio vedere qualche movimento. Vai, Qualche vai, vai. cosa, insomma. Anche lo slide vedo che è molto più piccolo il movimento. Sì, è chiaro che vederlo fare uno dice sì, vabbè, ok, però vi assicuro che la fatica che io di solito facevo per fare ad esempio i classici incastri singoli, no? Questi, per intenderci. Era molto maggiore con un pedale di là, non è che non lo facevi, però dovevi spingere di più. Con questo devi spingere la metà. Oppure incastri combination tipo due di mani e due di piedi, cioè queste. Cioè, le fai, ma io sento che faccio meno fatica. Perché quando ho necessità di scaricare, di appoggiare il piede, trovo subito l'appoggio. Non so se riesco se mi Sì, sono allora spiegato Marco, io visto che ci siamo, mando il video dove si vede il pedale nella sua interezza, in modo tale così si fanno un'idea più precisa. Sì, Mando questo poi se ci. videottino qua. Se ci sono delle domande o devo Sì, specificare ora. qualcosa nel dettaglio. Ora, allora, vediamo se parte. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Ok, qui abbiamo visto meglio i dettagli del pedale. Magari adesso carico un po' di foto e le scorriamo un po' alla volta, così In per pratica capire. poi nella confezione ci sarà il pedale chiaramente con il Ovvio. battente, le varie spine. Eccolo qui.
Esatto, Allora, quella qui lì è lo state l'ultima. vedendo nel dettaglio. Ecco, quella è l'ultima posizione. In pratica è col quarto tacco è Col 4. praticamente a 90 gradi. Esatto. Questa qui. No, così vedono nel dettaglio anche magari il sistema di aggancio alla cassa, ci sono i puntali, ci sono tutta una serie di regolazioni che comunque non mancano. Questo Questa è un è dettaglio dalla questo. piastra. Esatto, piastra in alluminio, spessore 6 mm, completamente liscia. La cosa interessante è che può essere personalizzata con laser, quindi uno può scriverci il nome, il logo, può scriverci quello che Ok, ah, vuole. nome della band, qualsiasi Sì, cosa. Ecco, qui siamo dalla posizione di partenza. esatto, questo è lo step 1, praticamente 0 o così uno, è il pedale normale, cioè è come un classico pedale normale. Questa abbiamo già il secondo step, quindi cambiano le forze in gioco. abbiamo quest'altro. Terzo Questo, step. ecco, diciamo che da qui in poi comincia effettivamente a funzionare quel discorso lì. I A primi sentirsi due. più in maniera più preponderante il sistema flat, diciamo. Esatto, i primi due sono diciamo di avvicinamento, chiamiamoli così. Sì, io consiglio di suonarci qualche giorno, beh, normale, sì. Basta, con quello normale basta poco. Quando cominciamo a mettere un tacco in più qualche giorno, poi questa posizione anche lì qualche giorno fino ad arrivare all'ultima. Questa Esatto, qui. quella lì è l'ultima, è quella che ti permette con le giuste regolazioni di avere il pedale completamente a 90 gradi. Qui la postura è perfetta. Se voi È parlate quella con flat, diciamo. Esatto, se voi parlate anche con un osteopata, comunque con quelle persone che dicevamo prima che assieme ad Alessandro, che trattano le posture e non sono musicisti, fanno notare che noi da tantissimi anni, noi batteristi, suoniamo molte cose in posizioni scorrettissime. Infatti capita spesso male ai tendini, male alle braccia, male alla Alle schiena, che schiene, ma noi questo diamo secondo me, Marco, aiuta molto la schiena, perché comunque noi tendiamo molto a sobbalzare, a volte non ce ne accorgiamo nemmeno, ma abbiamo dei micro movimenti che sono quelli che poi si vanno a scaricare sulla schiena, muovendo meno la gamba, proprio la parte del quadricipite, muovendolo meno, avendo tu i talloni giù, sicuramente prendi molti meno colpi sulla schiena, ma molti meno. Sì, cambia proprio la postura. Spesso e volentieri noi diamo la colpa allo sgabello che non è comodo piuttosto che a quello. Per carità, c'è una percentuale di verità in questo, però spesso e volentieri abbiamo proprio una postura noi data dallo strumento di per sé che non è corretta, cioè non è corretta dal punto di vista di chi tratta le posture. Poi è chiaro che si è sempre suonato così, ok, siamo d'accordo, però non è detto che il mettersi sempre in una posizione possa essere corretto dal punto di vista posturale. Certo, E quindi stavo dicendo, all'interno della confezione uno trova chiaramente il pedale, il battente, poi trova la serie di spine, dalla più piccola, sono spine in acciaio inossidabile queste, quindi non vengono ruggini, trova la serie di spine dalla prima posizione all'ultima posizione, la chiave a brugola per svitare e poi la serie di tacchi a incastro. Sono tacchi a incastro, quindi hanno l'alloggiamento, cioè anche se io li lascio senza vite, per intenderci, non è che se ne vanno, perché sono comunque fatti come i mattoncini della Lego, no? Si incastrano perfettamente uno con l'altro. Quindi Sono tutti quattro uguali, giusto quei tacchi, Marco, tra loro? i tacchi, sì, beh, adesso io li ho numerati, però comunque Vabbè, sono sì, però sono tutti uguali. I due centrali sono uguali, il primo chiaramente attaccato alla piastra è diverso e l'ultimo in fondo è diverso. Quindi diciamo che il primo e l'ultimo sono obbligati ad Sì, andare in sei quella obbligato a mettere posizione. quelli centrali, li puoi. Quelli centrali io li posso, cioè anche se mi confondo uno con l'altro non cambia niente. Chiaramente l'altezza, lo spessore è pari di tutti per arrivare a quella posizione. Il pedale ha le classiche regolazioni di un pedale normale. Ve lo faccio vedere, aspetta che lo rismonto, che così si vede meglio. Quindi Se vuoi carico una foto, Marco. ma no, vabbè, faccio vederlo così. Ha la molla, chiaramente la regolazione della molla, ha l'inclinazione
della camma. Bastante. Una cosa molto interessante che non tutti hanno è questa possibilità. In pratica la camma, adesso vi faccio vedere, cerco di farla vedere, può avere questa, può traslare, cioè può andare avanti e indietro. Aspettate che vi svito per farlo vedere. Devo capire come fare per non fare disastri. Questa regolazione non tutti i pedali ce l'hanno, però è molto comoda appunto per avere. In pratica, Ah, vedete che cambia se l'incidenza del battente. questo va avanti indietro, è un Ah, ulteriore. la Qua catena, sì. c'è un inserto, cioè tutto vedete che si muove? Vedete che si muove, che va avanti e indietro? Questa è Più di un'ulteriore. così non ti posso zoomare. No, no, ma Credo penso che si che veda, siamo al no? massimo. Se metto così invece, vediamo, forse. Così si vede meglio. Ora si vede Vediamo. bene. Si vede benissimo. Ah, sì, ho capito. No, avevo capito un altro sistema. Questo è Vede. interessante perché è un ulteriore. Cioè, in pratica, oltre all'inclinazione del battente, oltre all'inclinazione del punto dove si aggancia la molla, c'è in più il fatto che la camma riesce a traslare da avanti e indietro. Questa è una cosa che è molto utile, cioè perché si Eh sì, riesce. e nel momento in cui stai facendo il settaggio più preciso, quello ti dà. Marco, ma c'è anche qualche altro tipo di trazione o sbaglio? Solo catena? Allora, principalmente la catena, però io all'interno della confezione metterò anche la classica vecchia strip di cuoio. Perché la catena, è vero che la catena è indistruttibile, su questo siamo tutti d'accordo, però le maglie della catena comunque fanno un movimento meccanico, perché sfregano fra di loro, è un Sì. movimento meccanico. La strip di cuoio non ha movimento meccanico, cioè è simile alla trasmissione diretta al pezzettino di metallo, cioè la vecchia strip di cuoio non ha movimenti come una catena. Quindi io all'interno della confezione metterò anche una strip di cuoio. Devo dire che anche lì, se io cambio a parità di regolazioni, di altezza dei tacchi, di tutto, se io cambio, tolgo la catena e metto la strip di cuoio, c'è differenza. Eh sì, perché diventa più leggero, più veloce. Diventa molto più leggero, molto, molto fluido. Poi è chiaro che magari c'è quello, no, io lo voglio sentire più rigido, io. Però comunque diciamo è un ulteriore upgrade a tutto quello che c'è già come regolazione di un pedale. Sì, uno se lo può settare veramente come gli pare. Uno può anche usarlo come semplice pedale standard con il primo tacco. Magari si Sì. mette la strip di cuoio, cioè. Sì, Credo che sia. Ragazzi, certo. Ma cosa è successo? avete Tutto. domande? Vediamo se ci sono domande. È il momento delle domande. Chi ha qualche domanda, la faccia adesso o taccia per sempre, come dicono nei matrimoni che poi mi hanno detto che è una cazzata che dicono così, però se avete Parla domande, adesso. fatele. O O parla taccia per adesso. sempre. O taccia per sempre. Tanto E io faccio vedere tutto il quello che dite movimento. potrà essere usato contro di voi, sappiatelo. Faccio vedere intanto il movimento. Così è il classico. Faccio vedere un po' di movimento, magari in attesa di qualche domanda. Sì. Allora io vado magari indietro nei commenti, vediamo se c'è qualcuno che ha fatto qualche domanda. No, vedo che non ci sono domande. Allora, o hanno capito tutto o non O hanno non hanno capito capito. niente, come diceva, si dice. No, vabbè. Allora, se non ci sono domande, io vi farei vedere anche un'altra cosa. Perché chiaramente, allora, l'inizio è stato pedale singolo, poi in automatico pedale doppio. Però, non poteva mancare che cosa? Non Allora, un poteva attimo, c'è una mancare. domanda, c'è una domanda. Ah, domanda, domanda, domanda. Ma con l'ultimo tacco il pedale non rischia però di flettersi verso il basso?
Non so cosa intendi, Mauro, per Lui flettersi intende verso basso. questo. Sì, beh, è chiaro che si piega verso il basso, ma non è che va giù, va sotto, diciamo, un asse perpendicolare, perché il battente trova la pelle. Cioè, devi regolare anche, bisogna regolare il battente in modo che quando io vado a colpire, lui arriva giusto contro la pelle. È chiaro che se io lo tengo indietro così, allora devo tirare talmente tanto che mi va in giù, ma devo regolare il battente in modo giusto. Come un po', diciamo, in posizione standard. Vabbè, ma anche se va Sì. leggermente sotto la linea, come dire, del piano, comunque un movimento più scarico rispetto al movimento di inarcare il piede. Quindi, dal punto di vista della fatica, io ipotizzo che sia meno faticoso. Poi, ragazzi, bisogna sempre provarli e capire per bene quanto vantaggio possa portare. Sicuramente il vantaggio oggettivo è quello di meno tensione nei polpacci e vi posso garantire che io ormai passo la vita a fare stretching ai polpacci, potrebbe essere una soluzione. Poi ognuno ha la sua comodità, è sempre da provare. Certo, è una cosa Sì, diciamo simpatica, molto interessante, molto da che testare. più che concentrarsi o pensare al discorso della punta, di dove va a finire questo, che è in base a come uno regola l'angolazione del battente e tutto, bisogna soffermarsi su questo, cioè sul fatto che io scarico la forza subito, non la devo appoggiare, cioè se io ho il pedale così e suono così, devo andare giù, devo fare molto più movimento per scaricare la forza. Perché il pedale lo trovo più in giù, cioè qua ce l'ho lì. Sia che io suoni in avanti, sia che io suoni, posso addirittura suonare così, cosa che con un pedale classico non riuscirei a fare, perché Eh questo sì, perché spazio. altrimenti se vai con un pedale classico andresti talmente giù con la pedana che vai la pedana che vai a beccare la piastra stabilizzatrice. Cioè sei Sì, praticamente arrivato. o addirittura se io sposto. Vado in fondo, vado fuori dal pedale così, con questo lo posso fare. Con un pedale normale vado praticamente con la scarpa sul pavimento. Sì. E questa non è una posizione stupida perché si riesce ad avere una leva molto particolare. Cioè, vi faccio vedere. È chiaro che vedere è una cosa, poi le sensazioni che si Provarle, sì. provano sono un'altra. Cioè, vi Ok, assicuro che allora sono un po' di domande. Allora, fatica non ne faccio, tanto sì, no, già è ma quello si colato. vede già dal movimento. Allora, qui Francesco chiede, è possibile provarlo? Se sì, dove? Allora, di dove sei Francesco? Comunque, intanto che lui dice di dov'è, chiaramente adesso questi sono i prototipi, adesso da settimana prossima parte la produzione, sarà disponibile da metà giugno in poi. Ci saranno dei punti di riferimento. In negozi non so se lo accetteranno, non so dirvi esattamente ora se andrà a finire in negozi. Di sicuro sarà acquistabile direttamente da metà giugno in poi e ci verranno distribuiti un po' di pedali presso i batteristi che collaborano con Steel Drum, quindi bene o male saranno, non dico in tutta Italia, ma Allora, ci lui di saranno. Ferrara, Marco. Ferrara, allora ce n'è un paio lì vicino che potrebbero averlo. Vabbè, comunque Dopo, basta che contatti all'infomail e chiedi. sì, però diciamo che ci saranno dei collaboratori, dei batteristi che usano prodotti Steel Drum, degli endorser, che avranno questo pedale in prova e sono sicuro che si prestano volentieri a farlo provare. Quindi uno mi scrive e mi dice: ah, io sono di Ferrara, vorrei provarlo, dove posso andare? E io ti darò il posto più vicino. Ok, poi Lucio chiede a un solo tipo di camma e regolazione camma. Abbiamo fatto vedere prima, Lucio, che la camma ha anche, oltre alla classica regolazione in fase rotatoria, è anche traslatoria. Quindi vai a regolare la camma
quello che si fa con l'Iron Cobra, che si va a sostituire la cam, lo puoi fare semplicemente svitando un chiavino e facendola più avanti, più indietro. Poi puoi mettere sia la catena che la cinghia. Quindi hai più soluzioni, se vogliamo, rispetto alle classiche tre cam che si mettono sui pedali, quali il Pearl Eliminator, il Tamron Cobra, questi pedali qui. Quindi hai lì devi smontare e montare qualcosa. Su quel pedale basta che sviti e la muovi. Se quando chiudiamo la live la vai a rivedere, Marco ha fatto vedere proprio tutto il pedale, come si muove la cam svitando questo tipo di meccanismo. Quindi sì, la cam è uno dei punti di forza di questo pedale. Vediamo. Qui chiedono che prezzi avrà il pedale, se possibile, Marco Rossi. Allora, i prezzi adesso dirveli precisi È diciamo impossibile. è impossibile perché sono questione di pochi giorni, poche settimane. Comunque il singolo non supererà i 350 euro. Il singolo. Cercherò di stare più basso. Il doppio saremo più o meno dai 500 ai 600. E anche lì più o meno vi do prezzi a spanne, Un'idea. un'idea di massima, poi dopo nelle prossime settimane Più riuscirò a essere preciso. più Eh preciso, sì, però va bene. indicativamente chiaramente i prezzi sono compresi di come avete visto, di borsa, Di di tutti gli borsa, accessori accessori e tutto il resto. e la spedizione, quindi se ordinate direttamente c'è la spedizione. Possono anche essere prenotate. Io ho già una quindicina di prenotazioni per questo pedale. Quindi diciamo che i primi 15 sono andati sulla fiducia, Quindi chiamiamo c'è così. No. molto fermento l'idea. Sì, c'è molto fermento. Ah, anche il doppio, chiaramente. Adesso io ho fatto anche già il prototipo del doppio, che comunque il concetto è simile, applicato anche al piede sinistro. Oltre al pedale singolo, al pedale doppio, non poteva mancare che cosa? Non Mancare. poteva mancare l'asta Yat. Vai, io ti do il grosso Adesso fa dell'inquadratura. faccio io da cameraman, scusate Vai, se ci vai, sarà vai con la regia. qualche. Io Andiamo mi con la muto un regia. attimo perché mi sta arrivando una telefonata. Vai. Ecco qua, in pratica lo stesso concetto anche sul Charleston. Stesso tipo di pedana, stesso sistema di tacchi. Adesso su questo io ne ho montati solo due, metto a fuoco. Quindi su questo ho montato solo due tacchi, però il concetto è praticamente lo stesso. Perché il Charleston? È chiaro che il Charleston non ha l'utilizzo, non facciamo i colpi che facciamo col pedale. Però cosa succede? Succede che mi aiuta ad avere la stessa altezza, cioè se io un domani mi abituo ad avere due tacchi da una parte o tre tacchi da una parte, posso fare lo stesso con l'altra per avere lo stesso tipo di altezza. Quindi c'è Perfetto. praticamente tutta la serie, no? Pedale singolo, Oppure, pedale come nel mio doppio. caso, che ho il locale in pendenza, finalmente starò dritto sui pedali. Starei dritto, ecco, li vedete così, quindi Finalmente. pedale. Questo adesso il Charleston ha due tacchi con la linea 3, però il concetto è lo stesso, cioè si svita, si mette il terzo, Si si arriva a mette il 4. quarto. Si arriva a 4, esatto. Questo è un modello di Charleston con due gambe appunto per poter alloggiare Il comodamente doppio. il doppio pedale con le classiche regolazioni della molla Sì. e tutto ciò che fa parte del discorso asta Charleston. Ma guarda, Marco, io ti dirò per come sono io il pedale. Io sono praticamente una tecnica a metà strada tra il tallone giù e lo slide, quindi sono sempre molto piantato sui pedali. Anche la Yacht potrebbe veramente venirmi incontro, perché io proprio la Yacht lo suono col tallone giù, non lo alzo mai. Allora Quindi diciamo che allora, per chi suona col tallone giù, soprattutto chi fa jazz o comunque chi deve suonare leggero, è una manna perché praticamente tu
sei in posizione perfettamente piana e devi solo Eh fare sì. questo. Devi solo fare paf con la punta e basta. Per gli altri può sembrare inizialmente più scomodo, ma in effetti non lo è. Cioè, se uno prova, non lo è. Perché comunque anche sul Charleston io non ho l'inclinazione netta così, ma ce l'ho più rialzata. Adesso rimetto l'inquadratura sul pedale. Ecco qua. Abbiate pazienza del No, camera, non è veramente male. interessante. Quello che passa al convento. No, No, chiaramente ma si adesso capisce. farò dei video dove si faranno vedere bene tutte queste cose, però è chiaro che. Allora, come dicevi tu, chi suona con il tallone appoggiato deve solo fare questo movimento. Adesso magari vi metto anche il quarto tacco, così lo vediamo Sì, nella Marco, se posizione, vuoi diciamo, lo metterlo. mettiamo così, facciamo vedere quindi il cambio è molto semplice, eh? Cioè si può fare anche senza staccarlo. Adesso io per evitare di sparire dietro i tamburi non lo faccio, però non c'è bisogno di staccare il pedale per fare il cambio, eh? Adesso io lo stacco Eh per. sì, perché avendolo lì, poi tutto incastro. Esatto, quindi questo qua, ecco, questo è Sarà, c'è una il domanda. Sarà quarto. utile con la dinamica per chi picchia troppo e deve essere leggero? In che senso? Se picchi troppo e devi essere leggero? Magari per chi va veloce deve essere leggero. Penso di sì, perché ti fa lavorare meno a fatica. Non ho capito, Gianluigi, puoi riformulare la domanda? Non abbiamo inteso. Cioè, sì, fai meno fatica, a parità Sì, quello sì. di velocità, di quello che devi fare, lo fai con meno fatica. Poi, in certi casi, serve anche spingere meno. Poi, dipende uno che tecnica usa. Il pedale ha tantissime tecniche. Chiaramente, poi uno lo deve adattare alla tecnica che è abituato ad usare. Allora, così in pratica abbiamo il pedale con i quattro tacchi inseriti. Adesso ve lo vado a mettere sotto, così vediamo. Come si comporta il piede con questo tipo di regolazione. Vi assicuro che si fa molto meno fatica. Molto meno Sono, fatica. guarda, sono molto in hype per questo pedale. Sono tanto curioso perché è un qualcosa di. Scusa un attimo, Marco. Giorgio, ma che domanda fai? Come sarebbe di che marca è quel pedale? Mai visto il nome della live? Ma veramente fai? Scusami, Marco, però quando è troppo è troppo. Oh, stiamo facendo una live dedicata al pedale Steel Drum. Cosa chiedi di che marca è il pedale? Scusami Marco, ma purtroppo ci sono dei momenti che non ce la faccio più. Ah, tranquillo. E quindi fai molta meno fatica, cioè la sensazione che si ha è fare molta meno fatica rispetto a un pedale classico, perché appunto la distanza, cioè questa cosa qui, è ridotta. Quindi io scarico subito a terra la mia gamba. No, ma ripeto,
La sensazione che io ho da qui, ovviamente, che è giusto visiva, è proprio quella di movimenti. Io sono poi un cultore del minimo sforzo perché sono proprio pigro di mio. Quindi meno ti muovi e voglio dire, meglio è, ma soprattutto io penso sempre a, come dire, al trauma, il trauma da impatto del tallone che va sai, sul tacco del pedale a battere. Perché quelli poi sono tutti microtraumi che noi ovviamente con una suonata di 3-4 ore non ce ne accorgiamo. Ma fai poi tutto questo discorso per 20 anni, vabbè, forse pure di più di 20 anni, eh. Cioè ti porti dietro un po' di problemi. Certo, è chiaro che, ripeto, le sensazioni le sente il batterista che lo suona, cioè uno vederlo può immaginare, però è chiaro che è da provare, insomma. Sì, qui ti chiede un livello di precisione da 1 a 10, così, in maniera soggettiva, penso. Ma la precisione dipende molto anche dalla capacità di usare certe tecniche, cioè se uno è preciso su un pedale normale ha la stessa precisione con meno fatica su questo pedale, chiaramente si deve adattare, cioè ci vuole un attimo per sistemare la postura su questo pedale, però è preciso come un pedale normale. Poi ovviamente, ripetiamo, non è detto che uno debba usare per forza tutti e quattro i tacchi, è sempre una questione soggettiva. O magari uno adatta i tacchi, cioè io penso sempre all'utilizzo che ne farei io, in base al genere, perché ci sono generi dove ho bisogno di più potenza sulla punta che magari un tacco ti può dare. Perché poi ragazzi, solitamente noi perdiamo gran parte della salute sul pedale quando cerchiamo l'inclinazione, la pedana, come si deve. Così non andiamo a modificare la cam, modificare l'incidenza. Una volta che abbiamo fissato quei parametri secondo il nostro settaggio, potremmo avere, come dire, subito un pedale diverso aggiungendo un semplice tacco. Quindi a seconda del genere, uno magari gli dà più tacchi, meno tacchi. A seconda anche dei volumi, cioè può essere un pedale che magari, io ripeto, esprimo il mio pensiero per come lo utilizzerei io, un pedale che si adatta un po' al genere che devi suonare. O sbaglio, Marco? No, no, Ah, beh, no, qui ti chiedono. Vai, vai, rispondi, certamente, scusami, ti sto facendo no, troppe domande. dico, ogni genere ha la sua funzione e quindi anche la sua tecnica. È chiaro che chi suona jazz non ha la stessa tecnica di pedali di uno che suona meta. Lo devi adattare, cioè lo devi, appunto, giocando sulle altezze, devi trovare la tua posizione e capire, chiaramente il jazzista si troverà meglio con una certa altezza e chi suona metal magari sì, con la stessa altezza e magari con un'altra, però si può fare qualsiasi tecnica e cambiano le forze in gioco e la fatica che uno fa. Io penso nei tappeti di doppia cassa potrebbe fare veramente la differenza. Fare qualcosa nei paraggi di Novara, Marco? Allora, sì, non so dirti quando, ma comunque sì, nella zona di Novara, a parte che io non sono, se tu sei nella zona di Novara, vieni a Verbania e forse fai prima, nel senso non sei lontano. Adesso come adesso facciamo c'è il Drone Day domenica questa, quindi dopo domani c'è il Drone Day a 9 in provincia di Vicenza, in zona Bassano del Grappa, che c'è un'esposizione, sono dei laboratori di batterie e percussioni, la sera c'è D'Angilla che fa una master e nel pomeriggio ci sono le esposizioni, ci sarò io, ci saranno molti altri, chiaramente Ah, porterò. ok, quindi tu esponi quel Sì, giorno. quel giorno lì ci saranno, all'interno di questo Drum Day, di questa manifestazione, ci saranno anche delle aree espositive, ci sarò io, ci saranno molti altri strumenti, c'è UFIP, c'è CVL, Bully Custom, ci sono anche marche di bacchette, adesso tutti non me li ricordo, e Facus, porte, forse. sì, Focus o Tutto Evo, made adesso in non. Italy, quindi, Marco. Sì, ma no, mi sembra di sì, comunque sì, siano la maggior parte artigiani e c'è appunto questa manifestazione che Bella. parte dal primo pomeriggio fino alla sera tardi, dove suoneranno anche i ragazzi delle scuole, ci sarà Leo D'Angilla che fa la sua master e io e altri saremo lì ad esporre, quindi porterò anche il pedale Charleston. Chi è nella zona di Vicenza e vuole venire domenica è un evento Ragazzi, gratuito e appunto, poi cioè sì, proprio dopo perché ci. poi è gratuito, potete andare lì e toccare, perché in molti mi chiedete,
Quando posso toccare con mano i prodotti Steel Drum? Se siete di quella zona, oltre che una bella giornata di batteria. Sì, Quindi ma andate. è un evento bello a prescindere dalla mia presenza o no. Ah, ecco, questo ragazzo mi ha preceduto di un secondo quando ho parlato di metal. Lui ha problemi spesso con la schiena legati al metal. Quindi, Francesco, se sei della zona, tu hai detto che sei di, mi sa che tu sei quello di Ferrara. Mi sa di, sì, è di Ferrara. Sì, ma di sicuro al limite mi mandi una mail, ti dirò dove potrei andarlo a provare. Allora, è chiaro che questo non è un pedale magico, non è una medicina No, che ti fa. no, 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 non vogliamo, ragazzi, attenzione, Cioè, che non ti fa vogliamo passare. fare i Vannamarchi di turno che con il Cioè, tronchettino della pianta ci fa. No, no, non è tutto che va con. utilizzato. Non è che con questo risolvi i problemi di schiena, cioè, però è un aiuto e si ha una postura diversa da quelle che siamo abituati ad avere. Poi magari uno ha mal di schiena per altri problemi e anche se cambia il pedale o lo sgabello o L'ha che ne comunque. so, ce l'ha comunque. Questo è un movimento diverso della gamba, del piede e quindi di conseguenza di come uno scarica le forze. È tutto Sì, un movimento lui diverso. giustamente. Ah, ciao Mauro. Ah, Mauro Gatto, ciao Mauro. Ciao Mauro, Lui mi dice ciao. nessuna pretesa da pedale magico. E vabbè, giustamente. No, 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 certo, però sai, No, ride, 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 tranquillo. col fatto che si parla di Lui salutiamo postura, Mauro. col fatto che si parla di postura, non vorrei che venga frainteso e uno dice, allora io ho problemi di postura, prendo quello e lo risolvo. No, Non è, no, no. no. Cioè, se hai un problema di ernia alla schiena, ce l'hai sempre, non è che il Cioè non è pedale, che. magari ci fosse. Ma sai che bella scusa sarebbe, Marco? Devo andare a suonare per aggiustare la schiena, sai? Sarebbe Non sarebbe male, non sarebbe male. una cosa bellissima. Ragazzi, altre domande? Non voglio trattenere oltre l'oretta, Marco, se no. Sì, no, anche perché sennò poi penso che abbiamo detto tutto quello che Sì, dovevamo abbiamo dire. esaurito un po' tutti gli argomenti. Poi. Aspettiamo qualche minuto e vediamo se c'è qualche altra domanda, ma penso che sia stato abbastanza chiaro, Marco. Poi comunque se ci sono delle domande particolari o scrivete a me o scrivete a Alessandro. Ad esempio Alessandro adesso ne avrà uno anche lui, quindi per la zona di Bari. Sì, ragazzi, venite qui, provate sia il pedale che la Yacht. Cioè. E poi ho anche altra roba Steel Drum qui che potete provare. C'è la mia batteria che è in rame, c'è la Flat Kit che è un'altra delle produzioni di Marco. Io ho il mio rullante in ottone qui, ho quello in rame, ho l'alluminium, ho il cast bronze, qui insomma ce ne ho di roba di Marco. Quindi se siete in zona e volete venire a farvi una giornata così per capire un po' come vanno i prodotti Steel Drum, potete Tanto venire io tranquillamente. ve lo faccio Sì. rivedere il pedale, faccio vedere il Charleston, la piastra del Charleston. Poi comunque a breve adesso farò dei video dettagliati con una spiegazione, poi in sostanza il concetto è questo che abbiamo fatto vedere oggi. È chiaro che vederlo suonare è una cosa. Suonarlo poi è un'altra. La sensazione che si prova è indiscutibile. Gianluigi, Sì, puoi mettere il tuo logo sulla pedana? è personalizzabile perché comunque la pedana è liscia, con l'ASE uno può scrivere quello che vuole, nome, cognome, È il quel che ti pare. logo, quello che si vuole, insomma. E anche un indirizzo in caso di smarrimento, sai, tipo la targhetta del Anche, cane. sì, il numero del Quindi bancomat, quello che volete, insomma, un quello che IBAN volete. se qualche volontario trova il pedale e Sì. vuol dare una consegna di soldi. Va Un bene, logo. ragazzi. Che dici, Marco? Chiudiamo? Io direi Abbiamo che abbiamo detto detto tutto. tutto. Grazie mille a te, Alessandro. Saluto Grazie a tutti. te, Marco, di essere sempre qui quando devi presentare qualcosa di simpatico. È sempre un piacere ospitarti. Lo Quindi, sai quando che avrai io qui. un'altra idea, un'altra, noi siamo sempre qua. Noi. Ottimo, ottimo, dai, perfetto. Va bene, Grazie a ragazzi. tutti. Ciao Marco, ciao ragazzi, alla prossima, Ciao. mi raccomando, andate al Drum Day.